perché di questa prova così negativa, 4 gol al passivo, tanti per il Pescara. Sì, non è stata una delle nostre partite migliori, ci dispiace per questo risultato che è molto ampio e sicuramente speravamo in una partita totalmente diversa. E purtroppo questo è il calcio e dobbiamo cercare però di ripartire subito, perché adesso abbiamo altre due partite già da martedì in Coppa Italia e poi di nuovo il campionato sabato. Siamo partiti un po' molli secondo me, ma va dato merito anche agli avversari. Dopodiché abbiamo fatto una buona partita nel primo tempo, abbiamo anche creato diverse occasioni, però poi nel secondo tempo non siamo proprio entrati in campo. La squadra quando va sotto nel punteggio non riesce mai a recuperare e qualche volta, come è accaduto oggi con lo Spezia, crolla. Sì, sicuramente anche questo, perché dopo che abbiamo preso il secondo gol è finita la partita e questo non deve succedere, anche perché noi abbiamo qualità e che non possiamo permetterci di far finire le gare prima del fischio del 90esimo. Spero non accada mai più e ce la metteremo tutta. E questa è una soluzione che dobbiamo trovare insieme al mister e tutti quanti insieme, perché come hai detto te, poi ci accade spesso, quindi dobbiamo cercare di trovare la soluzione e sicuramente riguarderemo la partita e prenderemo atto degli errori che abbiamo fatto. Giorni scorsi si era parlato, ne aveva parlato anche Zeman, del fatto che il pubblico si sta un po' allontanando dalla squadra, soprattutto allo stadio Adriatico. Zeman aveva parlato anche di un problema di stampa, però probabilmente queste prestazioni della squadra non riavvicinano il pubblico. Ma io spero che il pubblico capisca anche la situazione, noi comunque ce la stiamo mettendo tutta, sicuramente dobbiamo migliorare come già dall'altro anno, però anche i tifosi ci devono stare vicini, perché siamo una bella squadra, un bel gruppo e prima o poi verranno fuori i veri valori.